L'Amazon Echo Show che mi appresto a provare è la seconda generazione. La prima, Amazon, non l'ha mai distribuita in Italia. Ma nonostante questo, Amazon è comunque un passo avanti rispetto ai competitors. È stato infatti il primo a rendere disponibile nel nostro paese uno smart display. Sto parlando dell'Amazon Echo Spot che Amazon ha lanciato circa 2-3 mesi fa. Anche Google ha dei display intelligenti, ma per ora non sono disponibili in Italia. Si possono solo acquistare attraverso dei canali paralleli o via internet da qualche paese straniero, però comunque non funzioneranno con la lingua italiana. Diciamo quindi che Amazon è sicuramente un passo avanti e con l'Echo Show potrebbe acquisire un vantaggio competitivo non da poco. Ma andiamo a vedere com'è fatto e cosa c'è dentro la confezione di vendita dell'Echo Show. Come siamo già abituati con altri dispositivi, la confezione è essenziale. All'interno troviamo solo appunto il display intelligente, quindi l'Echo Show e naturalmente l'alimentatore. All'interno della confezione c'è anche un piccolo libricino per i comandi base e per la prima configurazione. La caratteristica principale dell'Echo Show è il suo display da 10 pollici e 1, che ha una risoluzione HD, quindi non è Full HD. La risoluzione è di 1280x800, comunque sufficiente per avere una buona definizione, considerato che siamo davanti ad uno schermo da 10 pollici che non poi sarà guardato da vicino, ma da una distanza di almeno 50 cm, 1 metro. Il design è molto elegante ed è possibile acquistarlo sia nel colore nero, come quello che ho tra le mani, sia nel colore bianco. Il display è touch, quindi la maggior parte dei comandi saranno quindi controllati attraverso il display, mentre nella parte alta troviamo tre pulsanti fisici che servono per regolare il volume e per abilitare e disabilitare la fotocamera. Dietro questo pannello poi si nascondono due driver da 2 pollici più un radiatore passivo per i bassi. Almeno sulla carta, quindi l'Amazon Echo Show dovrebbe essere dotato di un audio abbastanza potente. Sul retro poi troviamo il connettore per l'alimentazione, il connettore per il lucchetto e una porta micro USB. Su questa porta micro USB c'è scritto Network. Questo vuol dire che è possibile collegare un adattatore per poter poi utilizzare un cavo di rete LAN, quindi avere come seconda opzione, oltre al Wi-Fi, la possibilità di collegare il nostro display intelligente anche attraverso una connessione cablata, quindi avere quindi una connessione più stabile.
L'Echo Show non ha una batteria integrata, quindi funzionerà solo se è collegato alla presa di corrente. Ora, il cavetto dell'alimentatore fornito in dotazione è lungo circa 2 metri, quindi offre abbastanza libertà per poter posizionare il nostro Echo Show liberamente in casa, quindi sarà facile trovargli una sistemazione. La configurazione è abbastanza semplice. Una volta collegato alla presa di corrente, partirà quindi la procedura guidata per la prima installazione. Tutto quello che dovremo fare è seguire i vari passi che verranno mostrati sul display. Quindi si tratterà di selezionare la lingua del proprio paese, nel nostro caso italiano, e poi procedere alla configurazione del wifi, selezionando appunto la nostra rete e mettendo la password. Una volta connessi ad internet, dovremo impostare l'account di Amazon in modo che il dispositivo sia registrato appunto al nostro account. Infine dovremo impostare il fuso orario. Scegliere un nome per il nostro dispositivo, nel mio caso Dasho Echo Show, e attendere che appunto l'Echo Show scarichi e installi gli aggiornamenti disponibili. Per questa operazione ci vorranno anche 5, 6, 7 minuti, quindi bisogna avere un po' di pazienza. Al termine dell'aggiornamento, un video introduttivo ci mostrerà le funzioni principali di Echo Show e ci introdurrà appunto all'utilizzo di questo smart display. L'Echo Show si controlla quasi esclusivamente attraverso i comandi touch sul display. Facendo scorrere dall'alto verso il basso si accede ai controlli per la luminosità e i tasti per le sveglie, per tornare alla home, per controllare i dispositivi che abbiamo installato in casa e poi per accedere al menu delle impostazioni. Ora, attraverso il menu delle impostazioni, naturalmente possiamo controllare tutta una serie di parametri come il tema per lo schermo, la luminosità, se vogliamo impostare che la luminosità venga regolata automaticamente, che cosa mettere come sfondo, poi in suoni possiamo regolare appunto il volume sia per la sveglia, quindi abbiamo due controlli separati, uno per quanto riguarda le notifiche, la sveglia e il timer. E poi abbiamo quello per quando ascoltiamo i file multimediali, quindi quando ascoltiamo la musica. E qui abbiamo a disposizione anche un equalizzatore che ci permette di impostare gli alti, i bassi e i medi. Quindi abbiamo tre volumi separati per bassi, medi e alti. Sempre attraverso le impostazioni possiamo anche accedere alle opzioni web che ci permette di selezionare quale browser vogliamo usare come browser predefinito. Abbiamo due possibilità: Silk, che è il browser che viene spesso utilizzato dai dispositivi di Amazon, e poi comunque possiamo anche scegliere Firefox. Trattandosi di uno smart
smart display, quindi assistito da Alexa, come facciamo con gli speaker intelligenti, possiamo utilizzare questo assistente realizzato da Amazon per chiedergli tutta una serie di cose, quindi ci sono tutta una serie di domande che possiamo chiedere per avere informazioni da internet e altre ancora. Il vantaggio di avere però il display ci permette di accedere a tutta una serie di funzionalità in più. Quindi non solo si tratta di avere delle informazioni più ricche, quindi accompagnate da immagini, ma nel caso dell'Echo Show abbiamo la possibilità di sia di navigare su internet che di guardare film in streaming. Proprio attraverso internet possiamo non solo fare delle ricerche, ma anche accedere a YouTube per visualizzare appunto i video di YouTube. Pur non essendoci quindi un'applicazione sull'Echo Show che ci permette di accedere direttamente a YouTube, possiamo farlo attraverso il browser. C'è però una limitazione: la versione di YouTube alla quale possiamo accedere attraverso l'Echo Show è la versione mobile, quindi quando andremo a riprodurre i video dovremo accontentarci di una risoluzione non in HD, quindi una risoluzione standard, ma che comunque per le dimensioni di questo schermo è più del sufficiente. Il vantaggio di avere un vero e proprio browser sta proprio nel fatto che possiamo comunque navigare su internet e visualizzare i siti come se avessimo tra le mani un computer, quindi non dovremo limitarci solo ai servizi accessibili attraverso delle app, ma possiamo avere la libertà comunque di navigare su internet liberamente e quindi di accedere a qualsiasi sito che ci interessa consultare, insomma. Visto che alcune operazioni comunque possono risultare un po' scomode, comunque possiamo impostare una serie di preferiti per poi poter accedere più facilmente ai siti che ci interessano. L'Echo Show poi naturalmente è collegato al nostro account di Amazon Prime e quindi possiamo utilizzare l'Echo Show per visualizzare tutti i contenuti presenti su Amazon Prime. Sarà sufficiente fare la domanda ad Alexa per avviare il contenuto presente su Amazon Prime. Avrei preferito che ci fosse stata un'app per poter gestire meglio la riproduzione e la scelta dei contenuti, ma comunque prendendoci la mano poi alla fine si riesce abbastanza agevolmente ad avviare quello che si vuole guardare. Ora, se si dispone di un account Amazon Prime normale, si ha la possibilità comunque di accedere ad una versione limitata di Amazon Music e quindi si ha la possibilità di ascoltare circa 2 milioni di brani musicali. Se poi si vuole accesso limitato, si deve sottoscrivere un abbonamento integrativo. La cosa che mi ha sorpreso molto dell'Echo Show è l'eccezionale qualità audio, che non ha nulla a che vedere con quella dell'Amazon Echo Spot. In questo caso abbiamo a disposizione uno speaker davvero di alta qualità che offre un audio non solo molto potente, ma anche con bassi molto corposi, e poi c'è anche la possibilità di regolare alti, bassi e medi attraverso l'equalizzatore. Ora io faccio ascoltare il brano perché
altrimenti YouTube potrebbe bloccarmi il video per una questione di diritti d'autore, ma posso assicurare che il suono dell'Echo Show è davvero molto potente. Non ha nulla da invidiare a dei veri e propri speaker utilizzati per ascoltare la musica, quindi ci si può davvero divertire con l'Echo Show e non c'è la necessità di collegare altri speaker. Come ho fatto vedere all'inizio, sul retro dell'Echo Show c'è una micro USB, quindi una porta micro USB. Allora mi sono chiesto se potesse essere utilizzata anche per collegare delle periferiche esterne, quindi cosa succedeva se avessi collegato, che ne so, una periferica di memoria o una tastiera e un mouse. Allora quello che posso dire è che se si collega una periferica di memoria non accade nulla. Infatti l'Echo Show non ha un file manager che permette di scorrere all'interno delle cartelle per poter avviare la riproduzione di video oppure foto, quindi inutile collegare una memoria esterna, non succederà nulla. La bella notizia invece è che possiamo collegare un mouse o una tastiera esterna e quindi poterli utilizzare per navigare su internet col browser in modo molto più pratico. Infatti quando colleghiamo un mouse come questo col cavetto, vedremo comparire sul display il classico cursore come quello del computer. Quindi quando utilizziamo il browser sarà molto più facile immettere il testo, selezionare i vari collegamenti e utilizzare quindi l'Echo Show come se fosse un piccolo computer. Una cosa che per esempio sul sito di Amazon non viene specificata. Naturalmente poi con l'Echo Show si potranno collegare dispositivi domotici per collegarli. Le mie prime impressioni quindi sull'Echo Show sono molto positive. 229 euro posso considerarli accettabili viste le funzionalità che offre. In qualcosa è ancora da migliorare, come ad esempio la possibilità di poter utilizzare altri servizi di streaming musicali come Google Play Music oppure altri servizi che magari uno è già abbonato e non vuole dover sottoscrivere ulteriori abbonamenti come quello di Amazon Music.